Qualche settimana fa Booking.com ha inviato a tutti gli albergatori italiani un'email in cui comunicava che tutti i servizi complementari che vengono acquistati dal cliente sino al momento del check-in saranno sottoposti a provvigione da parte del portale internet. Cosa significa questo per noi albergatori italiani? Ciao, sono Maurizio, il fondatore di Ancillary Guru. Il mio obiettivo è aiutarti a massimizzare la vendita dei servizi ancillari come ristorante, bar, garage, spa e tanto altro ancora per valorizzare il tuo albergo e ottenere un vantaggio competitivo sul tuo mercato locale. Grazie ai nostri allenamenti, ai nostri corsi, potrai ottenere in soli 5 mesi un risultato fino al 30% migliore nella vendita dei servizi complementari rispetto al tuo risultato attuale. Booking.com, come tante altre OTA, Online Travel Agency, ha iniziato a comunicare agli albergatori che i servizi complementari, come ad esempio la prima colazione, saranno sottoposti a provvigione, anche se acquistati dopo la prenotazione. Cosa significa ciò e perché sta accadendo? In questo video ti voglio indicare tre fattori che secondo me stanno influenzando la scelta di queste grandi aziende e vedere quali sono gli effetti che potranno avere sui gestori delle strutture ricettive. Il primo fattore è sicuramente dei conti economici che stanno andando così così. Per esempio, Expedia ha chiuso l'ultimo trimestre con un risultato di utile veramente misero per quanto riguarda le aspettative degli investitori e per questo motivo il suo titolo in borsa è caduto in picchiata. Ciò significa che queste aziende hanno bisogno di dimostrare ai propri investitori la capacità di produrre più profitti rispetto a quelli che erano attesi. Secondo fattore, Google si sta muovendo all'interno del settore del turismo per creare un ecosistema. Mi è già capitato di parlarti di questo argomento ed è ormai un rumors che gira, diciamo, all'interno del settore, secondo il quale Google stia entrando fortemente nel mercato del travel e creare un micro ecosistema dove l'utente vada a prenotare le camere attraverso lo stesso motore di ricerca. Questo ovviamente rappresenta una grande minaccia per Booking.com, Expedia e tutte le altre OTA e per questo motivo sono a caccia di nuove fonti di utili. Il terzo motivo è l'aumento dei costi pubblicitari. Infatti la maggiore fonte di traffico per queste OTA è sempre Google e i costi pubblicitari sulla motore di ricerca stanno aumentando esponenzialmente. Quindi queste aziende si trovano in una situazione in cui da una parte i ricavi stanno sostanzialmente comprimendosi e dall'altra invece i costi stanno incrementando. Quindi una situazione veramente pericolosa. Individuati i tre fattori che molto probabilmente stanno portando le grandi OTA a fare questa scelta, che cosa possiamo fare noi albergatori per reagire a questa strategia che molto probabilmente rischia di compromettere ancora di più i guadagni delle nostre strutture ricettive? Sicuramente il suggerimento che mi sento di darti è quello di pensare a una disintermediazione, a una disintermediazione che sia anche differente da quella che si è sempre considerato in passato. Per disintermediazione solitamente si pensa: vado su Google, compro dei Google Ads e mi faccio prenotare direttamente sul mio sito. Certo, però anche per te i costi pubblicitari
aumenteranno, perché questa è una dinamica globale che non interessa solamente aziende come Booking.com. Quindi riuscire a trovare una via di disintermediazione nuova e che ti permetta di valorizzare i servizi ancillari della tua struttura come elemento differenziante è veramente importante. Ovunque si trovi il tuo hotel e qualsiasi sia la tipologia della tua clientela, ricordati che i servizi complementari sono una leva importante per vincere all'interno del tuo mercato locale. Sì, perché è grazie ai servizi ancillari che puoi differenziarti ed è sempre grazie ai servizi ancillari che l'ospite sceglierà te anziché un competitor della tua zona. Quindi continuare con le vecchie strategie di disintermediazione è la strada giusta per continuare a dipendere dalle grandi OTA. Scopri di più su come utilizzare i servizi complementari della tua struttura per ottenere un vantaggio competitivo entrando nella community di Ancillary Guru e accedendo alle risorse gratuite che abbiamo preparato per te. Clicca ora su go.ancillary.guru. Ciao e a presto nella nostra community!